Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di volley, ben trovati dal Palavolley Nando Di Leo, dove è appena terminata la gara tra la Libera Virtus e la Megari de Napoli, vinta dalla Libera 3-0. Siamo in compagnia del mister del Napoli, Luca Loparco. Mister, è arrivata una sconfitta schiacciante, 3-0, ecco, si aspettava questa gara dalle sue ragazze. Sì, sì, diciamo che siamo venuti un pochettino a rimaneggiare senza due titolari, con un altro centrale che insomma fino a ieri era indisposto, quindi sapevamo che Cerignola è forte, è una squadra costruita per vincere, quindi era fortissima, se non davamo il massimo non potevamo mai vincere questa partita, quindi noi eravamo già coscienti che era dura venire qua e ottenere un minimo risultato. Comunque siamo soddisfatti perché siamo entrati nei playoff, ora ci andiamo a giocare al massimo i nostri playoff, cercando di recuperare le infortunate e vedendo un attimino di ottenere il massimo risultato possibile. L'ha ricordato lì, c'era qualche defezione, però prima di questa gara potevate puntare ancora alla promozione diretta, ha qualche rammarico per come è stata giocata dalle sue ragazze questa gara? Ma noi prima di questa avevamo due sconfitte fatte in tutto il campionato, i Serni hanno mantenuto lo stesso passo nostro perché anche loro hanno fatto soltanto due sconfitte, quindi purtroppo abbiamo perso lo scontro diretto al ritorno da loro. Forse l'unico rammarico è per quel quarto set che noi eravamo in vantaggio, però questa è la pallavolo, è la bellezza di questo sport, quindi onore a Risernia che ha ottenuto il massimo risultato possibile. Ora noi ci siamo, ce la vogliamo giocare fino in fondo, vogliamo ottenere pure noi il risultato e daremo il massimo, sono sicuro che le nostre ragazze daranno il massimo in ogni partita. Ecco, adesso è terminata la regular season, comincia in un certo senso una nuova parte di campionato, i playoff, ecco che playoff si aspetta. Ma io ho già qualche esperienza di questo, quindi lo so che i playoff sono tutta un'altra situazione, vince chi arriva al massimo, chi è più determinato, conta il fattore casa e noi per fortuna, essendo una delle migliori seconde, giocheremo due partite in casa, quindi so che sarà molto delicato, bisogna stare tranquilli, bisogna aspettare, bisogna essere determinati durante la gara, bisogna affrontare al massimo ogni partita. E io spero di recuperare almeno una delle due, l'altra non sono sicuro di riuscirla a recuperare, però ce la giochiamo fino in fondo e ripeto, vogliamo ottenere risultati. Le ragazze hanno lavorato tantissimo tutto l'anno, abbiamo dato il massimo, abbiamo avuto molti problemi, però ci siamo arrivati, quindi ora sarebbe un peccato non giocarceli. Per chiudere, se si sente in un certo senso favorito per la corsa a questi playoff? No, non ci sono favoritismi perché i playoff è tutto un altro campionato. Poi c'è Aprilia che è forte, conosco la squadra, quindi è una squadra forte e ci sta Taranto che noi abbiamo perso lì a Taranto, quindi figurarci, giocare contro Taranto sarà comunque molto complicato, ci sta Catania giù in Sicilia e già fare due trasferte in Catania è complicatissimo, quindi non penso che ci sia una squadra più favorita dell'altra. Vediamo, studiamo bene gli avversari, ora abbiamo 15 giorni perché noi riposiamo la prima settimana, abbiamo tutto il tempo di recuperare, di mettere a puntino tutta la squadra per poter lavorare e affrontare al massimo tutti i playoff. Mister, quanto ci crede e quanto ci ispira in questa promozione? Abbiamo lavorato tanto, ma veramente tanto, quindi al di là di quello che uno crede dobbiamo avere delle certezze, la certezza è che daremo il massimo, sono sicuro che tutte le ragazze daranno il massimo e quindi questa è l'unica certezza che abbiamo, ora dopo le partite vanno giocate, prima non si vince e non si perde. Ok, grazie mister, in bocca al lupo per i playoff. Grazie. Siamo in compagnia del mister della Libera Miciudrago, mister, è arrivata questa vittoria, volevate congedarvi dal vostro pubblico con una vittoria, la vittoria è arrivata però i playoff no, c'è un rammarico per questi playoff sfumati all'ultima giornata? Sì, c'è rammarico per 15 punti che abbiamo perso durante tutta l'annata, però va bene così, siamo arrivati quarti, abbiamo fatto un'ottima prestazione stasera contro la seconda in classifica, 3-0 un bel risultato, ha vinto il gruppo stasera e lo ha dimostrato in campo, ha vinto la voglia di far bene, ha vinto la voglia di dimostrare al pubblico che facciamo una buona pallavolo. Va bene così, il nostro obiettivo era fare un ottimo campionato, ci siamo riusciti, tutto qua, rammarico ce n'è però va bene così. Sì, l'ha detto lei, 3-0 contro la seconda in classifica, una gara che comunque la dice lunga sul vostro campionato. Certo, abbiamo lavorato bene, le ragazze si sono impegnate, il lavoro alla fine paga sempre.
e devo dire che ho avuto un bel gruppo, soprattutto verso la fine, un bel gruppo abbastanza facile da gestire, e loro sono state veramente brave, brave l'hanno dimostrato stasera. Siete andati al di là delle più rosee aspettative, ecco, quanto è soddisfatto della stagione della sua squadra? Tantissimo, sono davvero tantissimo soddisfatto, soprattutto per Cerignola, per gli sponsor, per questa dirigenza che ha creduto in me 3 anni fa e abbiamo fatto degli ottimi risultati. Se loro non avessero creduto io non avrei avuto vita facile come allenatore, quindi un ringraziamento da parte mia soprattutto alla società. Ecco mister, a campionato terminato c'è una gara in particolare che magari vorrebbe rigiocare? Beh, ce ne stanno 5 o 6 che ne vorrei rigiocare, tutti i punti che abbiamo perso in queste 5 o 6 gare. I campionati si vincono durante tutta un'annata, non si vincono alla fine, e quindi c'è rammarico, però ti ho detto va bene così, è inutile ritornare su partite che abbiamo sbagliato, di fronte abbiamo sempre avuto un avversario che ci ha creato problemi, quindi non si gioca mai da soli. All'inizio campionato se gli avessero detto che finirebbe il campionato al 4º posto, ecco quanto ci crediva? Non ci avrei creduto mai e poi mai, perché mi ero visto le squadre, erano attrezzate bene. Questo significa che abbiamo lavorato bene durante la stagione, un po' per volta mi sono convinto anch'io che potevamo fare bene, ma all'inizio se uno mi diceva arriva 4º io ci avrei messo non una firma ma 10 firme. Per chiudere il saluto di mister Miciudrago alla chiusura di questa stagione? Beh, voglio salutare soprattutto questo pubblico che è eccezionale, ci ha seguito sempre dal primo anno che io sto qua, non si sono mai risparmiati, e poi una società che è veramente diventata grande, 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 lo era già ma sta facendo dei passi da gigante. Ok, grazie mister, grazie e complimenti. A voi.